Esatto, allora su questo è stato anche per me fondamentale l'aiuto di Paolo, il consulente, perché io veramente avevo la sensazione che se rinunciavo agli introiti delle collaborazioni non ce la facevo. Perché non sono mai stato troppo analitico nelle cose, no? E non mi metto a fare i conti, cioè magari ho una mia analisi delle cose mentale, ma non mi metto mai là a fare i conti. Dovrei cominciare a farlo sempre di più per capire bene. Paolo si è messo a fare i conti. Ok, tu quante volte stai fuori studio? 2 giorni e mezzo alla fine. Quanto ti frutta in media questo? E allora, calcoliamo, ok, usciva un valore di 8 euro all'ora. Adesso tu quanto fatturi a studio? Tot. Considera che già eravamo 3-4 mesi che praticamente facevo, no, forse 3 mesi che facevo il percorso Dental Lead, quindi avevamo fatto tutta una serie di cambiamenti qui a studio. E quindi si era impennato anche il fatturato a studio. E allora tu fatturi questo studio per queste giornate, 8 euro fa, ma che cazzo te lo fa fare? Cioè, ci stai perdendo. E purtroppo i numeri sono incontestabili. Allora, a quel punto ho detto: guarda Paolo, dammi tempo, 6 mesi, voglio mantenere comunque la parola o comunque dare un minimo di preavviso, mi sembra più che giusto ai colleghi che contano su di me, perché nel frattempo ero diventato il protesista, il chirurgo di riferimento in altri studi, e quindi non era proprio semplice così mollarli. E quindi ho avvisato praticamente che me ne sarei andato di lì a 4 mesi, 5-6 mesi. Fatto sta che entro luglio praticamente del 2019 ho mollato tutto quanto, quindi praticamente in 6-7 mesi ho mollato tutte quante le collaborazioni. Qualcuno si è pure incazzato perché rifiutava l'idea che mi stessi gettando in questo progetto praticamente, no? Di marketing, di Sì. azienda che mi seguiva, insomma. Sono quelle Beh, persone. Ci hai fatto sta. un bellissimo lavoro. Quindi tu in 6-7 mesi tecnicamente hai ribaltato e rivoluzionato completamente la tua vita professionale. Beh sì, considera che io il fatturato dell'anno scorso, dell'anno precedente, del 2018, e quindi a voi appunto vi ho conosciuto a fine novembre, l'avevo già fatto a maggio, credo, maggio del 2019 già eravamo arrivati al fatturato dell'anno precedente. Lino, la mia faccia sotto i tuoi piedi. Sì. No, una cosa bella è stata. E Paolo, sempre Paolo, il consulente, quando è venuto da noi in studio, forse a gennaio o febbraio, mi ha fatto il piano di sviluppo, no? Sì. Dice, considerate, vi dico senza nessun problema, per me fatturare 20.000 euro fino al 2018 erano delle mensilità eccezionali, no? E oscillavamo insomma sui 13, 15 a volte. E, ok, ci poniamo comunque il risultato da qui a 6 mesi di fatturare 25-30 mila euro al mese. Ho detto, ma questo è matto. Ho pensato, questo è proprio matto. E siamo arrivati. Praticamente siamo arrivati già a marzo-aprile a fare quei numeri e anche a superarli. Cioè, 2 mesi dopo. Sì. Sì. Complimenti. Ti dico, forse vabbè, te l'ho raccontato, ti dico che comunque quando sono rientrato dal Dental Lead a novembre del 2018, già solo per la carica che c'avevo, per tutte le idee, per tutta la convinzione di voler cambiare comunque modalità di gestione del paziente, di esperienza da fargli fare durante la cura, tutta una serie di cose, che in novembre e dicembre abbiamo toccato 2 picchi di fatturato. Novembre e dicembre del 2018. Non ricordo. E dicembre ho toccato il mio picco storico. Cioè, superato i 50, che non era mai successo per me. Quindi. E due. Grande. E quindi, insomma, ci abbiamo cominciato a credere anche noi e abbiamo fatto questo bellissimo lavoro con tutta quanta la squadra, insomma. Siamo molto soddisfatti, ma ancora non ci accontentiamo perché sappiamo che possiamo fare meglio e tanto, insomma.